Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nessun commercio elettronico colosso del web potrà mai sostituire la funzione culturale e sociale che ricoprono i commercianti, gli artigiani, gli esercizi di vicinato. La battaglia del giorno è contro i colossi del web in difesa dei piccoli commercianti. Giorgia Meloni, destinazione elezioni europee. Tanti fronti, un unico obiettivo, tenere tutto in equilibrio. Basta guardare l'agenda di un giorno, la mattina in radio, fra vita privata non più privata. I segreti me ne sono rimasti pochi perché la mia vita ormai è tutta in piazza. E barricate sul salario minimo. 10 anni che sono stati al governo, non gli è mai venuto in mente di farla. Un po' sorrido. E sorride anche nel pomeriggio la presidente nella photo opportunity con l'alleato più difficile, Matteo Salvini, sguardi di intesa. Palazzo Chigi che ufficialmente comunica la piena sintonia di prassi, in retroscena che attribuiscono alla premier questa frase rivolta all'alleato: non possiamo affrontare altri 6 mesi così. Altri 6 mesi così si intende con il leader della Lega a braccetto con i più anti-europeisti, i paria della politica europea, ogni giorno campagna elettorale a rialzo, mentre Meloni mette l'abito buono e stringe rapporti con le donne dell'Unione, al punto che la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, votata da una maggioranza di socialisti, popolari e liberali, la descrive come una donna molto forte, una donna pro-Unione europea e aggiunge: quando parla lei si vede che l'Italia conta. A Mauro Mazza è una Meloni.